cari amici di Whispers of Wisdom, sono entusiasta di darti il benvenuto nel nostro spazio di riflessione e ispirazione. Oggi abbiamo un messaggio potente da condividere con voi sul modo di trasformare lo stress, la rabbia e l'invidia in energia positiva. Prima di immergerci in questo viaggio di saggezza, vi chiedo un piccolo favore: iscrivetevi al nostro canale e lasciate un like se siete pronti a sostenere il nostro impegno nel diffondere pensieri positivi. Ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel cuore di Whispers of Wisdom. Onorevoli ospiti, cari amici. Oggi desidero parlarvi di una forza straordinaria, una forza che tutti noi possediamo, ma che spesso trascuriamo o addirittura temiamo: lo stress, la rabbia e l'invidia. Sì, avete capito bene. Queste emozioni, apparentemente negative, possono diventare il motore che ci spinge verso il successo, la realizzazione personale e la felicità. Iniziamo con lo stress. Chi di noi non ha mai avuto la sensazione di essere sopraffatto dalle sfide della vita? Il lavoro, le relazioni, gli obblighi quotidiani possono portarci al limite, ma è proprio in questi momenti che dobbiamo ricordarci che lo stress è una risposta naturale del nostro corpo e della nostra mente. È un segnale che ci indica che stiamo affrontando qualcosa di importante, qualcosa che merita la nostra attenzione. Immaginate uno strumento musicale: quando viene suonato con la giusta tensione, produce una melodia incantevole. Così è per lo stress. Se lo utilizziamo con intelligenza, possiamo trasformare quella tensione in energia creativa. Non vediamolo come un nemico da combattere, ma come un alleato che ci spinge a superare i nostri limiti, a crescere e a evolvere. Passiamo ora alla rabbia. Una fiamma che brucia dentro di noi quando ci sentiamo ingiustamente trattati, quando il mondo sembra cospirare contro di noi. Ma cosa succederebbe se riuscissimo a canalizzare questa fiamma? La rabbia può diventare una spinta poderosa per il cambiamento. Guardiamo alle storie di persone che hanno trasformato la loro rabbia in azione positiva, che hanno lottato per cause giuste e hanno cambiato il corso della storia. La rabbia può essere la scintilla che accende la passione e ci spinge a fare la differenza. Infine, l'invidia. Quanta energia sprechiamo guardando ciò che gli altri hanno e noi non possediamo? Invece di lasciarci consumare dall'invidia, possiamo utilizzarla come fonte di ispirazione. Chiediamoci: cosa possiamo imparare da coloro che hanno raggiunto ciò che desideriamo? Come possiamo trasformare l'invidia in motivazione per migliorare noi stessi? L'invidia può diventare il motore del nostro progresso personale. Ognuna di queste emozioni è come un pugno che ci colpisce, ma dipende da noi decidere se lasciarci atterrare o trasformare quel colpo in una molla per saltare più in alto. Sì, la strada può essere difficile, ma è attraverso le sfide che cresciamo e diventiamo la versione migliore di noi stessi. Mi piace pensare a queste emozioni come alle quattro stagioni della nostra anima. Come la primavera segue l'inverno, così la positività può emergere da momenti di stress, rabbia e invidia. Abbiamo il potere di decidere come affrontare queste emozioni e quale impatto vogliamo che abbiano sulla nostra vita. In conclusione, non dobbiamo temere lo stress, la rabbia e l'invidia. Dobbiamo imparare a danzare con loro, a trasformarli in alleati nella nostra ricerca di significato e realizzazione. Siate consapevoli di queste emozioni, stringile e trasformatele in una forza che vi spingerà verso il successo e la felicità. Sono qui per farvi convincere che la trasformazione di emozioni come lo stress, la rabbia e l'invidia in energia positiva non è solo possibile, ma è il cammino verso una vita più significativa e appagante. Immaginate di essere di fronte a un fiume impetuoso, potete essere travolti dalle sue acque o imparare a navigare con esse. Lo stress, la rabbia e l'invidia sono come le correnti di questo fiume, ma è nelle vostre mani decidere come utilizzarle per motivarvi verso nuove sponde. Guardatevi intorno: le persone che ammirate, i grandi leader, gli artisti straordinari, tutti hanno affrontato momenti di grande stress, hanno sperimentato la rabbia e forse hanno dovuto lottare contro l'invidia. Ma cosa li ha resi eccezionali? La capacità di trasformare queste emozioni in carburante per il successo. Immaginate un albero che cresce in un terreno arido. Lo stress potrebbe essere paragonato a quella terra secca. Inizialmente sembra ostile, ma è proprio lì che le radici trovano la forza per penetrare più in profondità, alla ricerca di risorse vitali.
Così è con noi, attraverso lo stress, possiamo scavare più a fondo dentro di noi stessi, scoprire risorse nascoste e diventare più forti. Ora, la rabbia è come un fuoco che arde dentro di noi. Incontenibile, potrebbe annientarci, ma se riusciamo a guidarla con saggezza, può diventare il calore che ci tiene al riparo dal freddo della stagnazione. Chiaramente, non dobbiamo lasciarci bruciare dalle fiamme della rabbia, ma piuttosto usarle come una luce che ci guida verso la chiarezza e la giustizia. E poi c'è l'invidia, il vento che soffia forte quando vediamo gli altri volare più in alto di noi. Ma cosa succederebbe se imparassimo a sollevare le ali invece di invidiare il volo altrui? L'invidia può diventare il vento che ci spinge verso nuove altezze, se solo impariamo a navigare con grazia in questo cielo competitivo. Ora, permettetemi di raccontarvi una storia zen che incarna il potere di trasformare le emozioni apparentemente negative in saggezza e realizzazione. Nel remoto villaggio di Akira, c'era un giovane pescatore chiamato Hiro. La sua vita era spesso pervasa da stress, in quanto il mare impetuoso rappresentava una sfida quotidiana. Ma Hiro non si arrese mai. Imparò a conoscere le maree, a comprendere i venti e a sfruttare lo stress del mare agitato per pescare i pesci più pregiati. Un giorno, durante una tempesta particolarmente feroce, Hiro perse la sua barca. La rabbia e la frustrazione lo sommersero, ma anziché soccombere, decise di canalizzare quella rabbia per costruire una barca ancora più robusta e resistente. La rabbia si trasformò in determinazione, e la sua nuova imbarcazione divenne leggendaria nel villaggio. Poi c'era Yuki, un giovane artigiano invidioso delle abilità di Hiro. Invece di arrendersi all'invidia, Yuki si avvicinò a Hiro e gli chiese di insegnargli il segreto della sua maestria. L'invidia si trasformò così in ispirazione, e insieme crearono opere d'arte che resero il villaggio famoso per la sua bellezza. Questi sono solo frammenti di storie che dimostrano che possiamo trasformare il negativo in positivo, che possiamo navigare attraverso le acque tempestose della vita e emergere più forti, più saggi. Siate come Hiro e Yuki, abbracciate lo stress, la rabbia e l'invidia come alleati nella vostra strada verso la realizzazione personale. Vi invito a riflettere su queste parole e a cercare la forza nelle vostre emozioni. La strada potrebbe essere difficile, ma è attraverso la trasformazione che diventiamo veramente padroni del nostro destino. Dopo aver condiviso con voi il potente messaggio di trasformare lo stress, la rabbia e l'invidia in fonti di energia positiva, vorrei adesso guidarvi attraverso alcune riflessioni e consigli pratici che possono arricchire la vostra vita quotidiana. Innanzitutto, riflettiamo sul fatto che ogni emozione, positiva o negativa, è una parte essenziale dell'esperienza umana. La vita è fatta di alti e bassi, di momenti di gioia e di sfide. Accettare pienamente questa realtà ci permette di vivere con maggiore consapevolezza e di affrontare le situazioni con una mentalità aperta. Il primo consiglio che desidero condividere è quello di praticare la consapevolezza. Osservate le vostre emozioni senza giudizio, come uno spettatore neutrale. Quando vi trovate ad affrontare lo stress, la rabbia o l'invidia, fermatevi un attimo e domandate: cosa posso imparare da questa emozione? Come posso utilizzarla per crescere? Il secondo consiglio è quello di abbracciare la resilienza. La vita è fatta di sfide, ma la nostra capacità di rimetterci in piedi dopo una caduta è ciò che determina il nostro successo a lungo termine. Affrontate lo stress come Hiro affrontò il mare tempestoso, costruendo una barca più robusta. La resilienza ci permette di imparare dalle difficoltà e di emergere più forti. Inoltre, vi invito a coltivare la gratitudine. Trovate il tempo ogni giorno per riflettere su ciò che avete, anziché concentrarvi su ciò che manca. L'invidia può trasformarsi in ispirazione quando apprezziamo le nostre conquiste e impariamo dagli altri senza invidia, ma con gratitudine per l'opportunità di crescita. Un altro consiglio importante è praticare la gentilezza, verso noi stessi e gli altri. Quando ci sentiamo sopraffatti dallo stress, ricordiamoci di trattarci con amore e compassione. Allo stesso modo, quando incontriamo la rabbia negli altri, possiamo rispondere con gentilezza anziché con ulteriore conflitto. La gentilezza è una forza potente che crea connessione e armonia. Infine, vi invito a coltivare il momento presente. Spesso ci lasciamo travolgere dalle preoccupazioni per il futuro o dai rimpianti del passato.
La pratica Zen ci insegna che il potere si trova nel qui e ora. Concentratevi su ciò che potete fare oggi per migliorare la vostra vita e lasciate andare ciò che è al di fuori del vostro controllo. In conclusione, ricordate che la trasformazione delle emozioni negative in energia positiva è un viaggio. Non è necessario percorrere questa strada da soli, ma è fondamentale impegnarsi quotidianamente con consapevolezza e pratica. Vi invito ad abbracciare la vostra umanità, ad accettare la vita nella sua completezza e a trasformare ogni emozione in una risorsa per il vostro benessere. Carissimi amici di Whispers of Wisdom, spero che le riflessioni di oggi abbiano toccato il vostro cuore e stimolato la vostra mente. Se avete trovato valore in questo messaggio di trasformazione delle emozioni negative in energia positiva, vi chiedo di sostenerci con un gesto semplice ma significativo. Iscrivetevi al nostro canale Whispers of Wisdom per continuare a ricevere ispirazione e saggezza nel vostro percorso di crescita personale. Lasciate un like se avete apprezzato il contenuto di oggi, condividete questo video con chi pensate possa trarne beneficio e lasciateci un commento con le vostre riflessioni o domande. La vostra partecipazione è fondamentale per far crescere la nostra comunità di saggezza. Con il vostro supporto, possiamo continuare a diffondere messaggi positivi e a creare uno spazio in cui ognuno di noi possa trovare ispirazione per affrontare le sfide quotidiane. Grazie di cuore per essere parte di Whispers of Wisdom. Con la vostra presenza e il vostro coinvolgimento, costruiremo insieme un luogo di riflessione e crescita continua. Ci vediamo al prossimo video, e ricordate sempre, la saggezza sussurra a chi ascolta con il cuore aperto. Grazie, iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate. Vi aspettiamo numerosi nel nostro viaggio di crescita e ispirazione su Whispers of Wisdom.